una persona con la settimana enigmistica, questo non me lo lascio sfuggire, ma scusa, Giancarlo. Ciao. Ho come la sensazione che ci conosciamo, adesso non ricordo ancora da dove. Giancarlo, ho detto giusto il nome? Giancarlo Ratti. Ah, adesso mi viene in mente. Bravo, adesso con la settimana enigmistica, questo è un'occasione unica. Allora mi permetto. Ma mi permetto allora di proporre dei giochi. Si chiamano onomanzie, sono qui, stranamente le ho in mano. Le onomanzie sono anagrammi di nomi di personaggi. Onomanzie, onoma in greco. Ecco, facciamo vedere anche un po' di cultura. Per esempio, Cancun si trova dove si trova? In Messico. Un po' di cultura. Chissà perché mi è venuto in mente questa località. Cancun, e chissà perché. Lo scopriremo. Allora, vediamo, le onomanzie sono anagrammi di nomi e cognomi di personaggi famosi. In moto giocai gas. Il primo anagramma. Ma i nomi che noi dovremmo scoprire riguardano la serie a cui ho preso parte? No. Questi qui sono nomi di personaggi che famosi. E questa è proprio quella cosa che hanno in fatto nel moto giocai gas. Perché questo è il personaggio, una persona italiana che ha vinto tantissimo in moto, più di Valentino Rossi, più di tutti gli altri. Giacomo Agostini. Proviamo ad aprire. Ci sono così? Dei clip. Sì, si può aprire. Vediamo se. Sì, prego. No, aiutami tu. Io tengo questo. No, bisogna. Lo devo scoperchiare. Sì, bravissimo. Piano, In moto giocai gas. È l'anagramma di Giacomo Agostini. Sono 15 lettere e formano. Prego, senza riguardo. Ne ho un altro a casa. Giacomo Agostini, l'abbiamo lo visto. Vedi? Perfetto, bravissimo. E uno allora, indovinare, uno sì, vediamo il secondo. Vediamo se ci avviciniamo alla nostra professione. A volerlo Mondaini. Posso dire una cosa? Sì, prego. Io ho avuto la fortuna di lavorare con la signora Sandra e Raimondo, perché ho fatto diversi episodi di Casa Vianello. Ma neanche che l'avessi preparato apposta. Bellissimo. Aspetta. E quindi a volerlo Mondaini. Dacci un indirizzo. No, è proprio l'anagramma di a volerlo Mondaini. Chi ha voluto la Sandra Mondaini e se l'è sposato? Raimondo Vianello. Cioè, a volerlo Mondaini. Sì. È l'anagramma esatto, Raimondo Vianello. Prego. Se lo vedo, Raimondo Vianello, sono 16 lettere e sono proprio le stesse lettere. Mamma mia, mi fa piacere questo stupore. Questa data beccata. Avrò fatto 7-8 episodi di Casa Vianello. Raimondo Vianello. Allora, Ratti, mi sono documentato prima di proporre. Allora, quindi, vediamo adesso. Ce li fai Cesaroni? Chissà perché mi è venuta in mente. Chi potrebbe essere un personaggio? È maschile o femminile? Femminile. E sono tre parole. Ce li fa i Cesaroni. C'è una c'è una F che è nel nome. Elfa. Sì. Ma chi è la Ricci? Sì, esatto. Elena Sofia Ricci. Esatto, la vediamo. Elena Sofia. E l'anagramma, esatto. Ma ecco. Possono provare anche a casa a farli? Bravissimo. E questo è il messaggio che mando, diciamo, all'umanità. Cioè, ciascuno dal proprio nome e cognome può ricavare degli anagrammi. Per esempio, se io volessi fare l'anagramma di Giancarlo Ratti. Questo posso tenerlo? Sì, sì, grazie, anzi mi fa onore. Lo porto di se volessi fare l'anagramma di Giancarlo Ratti, che ha interpretato Antonio Barilon, ecco, come se l'avessi fatto chissà perché apposta. L'anagramma di Giancarlo è difficile perché non c'è neanche una E e neanche una S. Allora, gran attore, e ci siamo, fin qua ci siamo. Sì. Gran attore io. Gran attore io. Certo. Incanto, ballo in Rai. E questo è Antonio Barilon. Sì, Antonio Barilon e Giancarlo Ratti, tutti e due assieme. Visto che sono lo stesso personaggio, posso tenere anche questo? Sono onorato. Mi farà compagnia durante la tournée di Cancun, voluto dal teatro La Contrada. Perfetto. Posso dire ai miei compagni di lavoro? Sì, grazie. Anzi, la regia di Marco Mattolini ci sono. Angela D'Abraccio, di cui non so l'anagramma. Né Blas Roccarei, e soprattutto c'è Nicoletta Della Corte, sono tutti nomi composti. Ma facciamo l'anagramma adesso a cena. Va bene. Grazie tante. Grazie Giancarlo, buongiorno. Ciao.